Carissimi amici, buongiorno a tutti. Mattina già un po' presa, perché io ho già corso, ho già fatto la doccia e quindi intanto mi metto il prebarba e così iniziamo a parlare un po'. Mi trovate ancora in accappatoio addirittura. Allora, prep, così mi rinfresco un po'. Corsa in città. Sai cosa dice la gente che mi vede correre in città? Vabbè che tanto a Milano. La corsa in città. In strada, eh. Ma io vado in centro a correre, non nel parco. Ah. Prep. Oggi scusate, oggi hai con short comb vorrebbe dire che il pettine è e i denti sono corti, no? Quindi in teoria il pettine più i denti più corti dovrebbero far esporre di più la lametta. E Trit Falcon, la lametta, trita pakistana trit, questa l'avevamo già usata, se non ricordo male, in un video. Trit Falcon, tra l'altro mi piacciono, come mi piace come sono confezionate, doppia cartina, roba di lusso insomma. Trit Falcon, beh, ma con le pakistane non si sbaglia praticamente mai. Vediamo di armare questo icon short comb. Sono più sveglio del solito oggi, eh. Oggi niente coppola. Sono vestito, vabbè, in accappatoio, sempre qualcosa di strano, eh. Ecco qui armato short comb da via luce. Sapete cosa abbiamo? Oggi usiamo una Mr. Taylor, quella che ha un risvolto olfattivo complesso, no? Perché ha tante, un complesso di profumazioni. Con questo Gold Axe, Kaleidoscope, molto, molto carino, molto bello, molto morbido. Tasso Silver Tip, fu un'offerta, l'avevo acquistato su Amazon più di un anno fa, ma era stato veramente un ottimo acquisto. E adesso vediamo di metterci in viso questa Mr. Taylor. Così dovrebbe bastare, ma vediamo. Me la voglio mettere in viso perché è talmente morbida che mi scoccia montarla in ciotola. Strano, perché io non lo faccio quasi mai.
Monto, monto quasi sempre in ciotola, va. Questa Mr. Taylor. Spero vi sia piaciuta la puntata di ieri sui rasoi che hanno un concetto diverso tra di loro, un concetto costruttivo diverso, ma poi la sostanza è quello di essere efficaci. Rasoi che io chiamo ibridi. Magari ibridi concettualmente. Vediamo un po' questo Icon Short Comb che utilizzo a distanza di qualche mese, perché è un po' che non lo uso. Short Comb. Aggressività media. Sì, aggressività media, la Falcon si sente, il rasoio è piuttosto pesante grazie a Bulldog. Non mi pare aggressivo, eh? È efficace, nel senso che non lo trovo aggressivo perché non lo sento sulla pelle molto incisivo, però rade, moltissimo. Sì, anche in zona baffi. Si sente sicuramente il peso di Bulldog. Come open combo.
diciamo che questa versione di Icon ti fa sentire, insomma, eh. Oggi puntata seria, ma perché è presto e ancora ho la corsa nelle gambe, eh? Corsa meditativa. Morbidissimo anche questo Gold Axe Silvertip. Anche solo lui è morbido, il resto è durissimo. Passata in obliquo con Icon Short Comb. Intanto che io sto zitto, nella palazzina si sente un coro di sciacquoni, eh? Ma tutti alla stessa ora. Sento gli sciacquoni che vanno. Mi piace questo Icon Short Comb. Vediamo se basta, se è sufficiente questa Mr. Taylor che è rimasta nel kaleidoscope, nel Silvertip, ma ritengo di sì, alla fine. Quello che rimane va benissimo. Non mi serve un forte schiumaggio in contropelo. Sì, la Mr. Taylor ha un aroma complesso. Sa sicuramente di colonia, eh? E agrumi, è complesso. Ecco qua. Contropelo con Icon Short Comb. Sì, dopo gli diamo una ritoccata, chiaramente sotto il mento, è sempre difficoltoso.
Devo dire che queste Threat Falcon non scherzano affatto, eh. Adesso vediamo di ritoccare le zone ancora aspre. Direi che la rasatura può anche essere terminata qui. Non è male questo short comb, eh? Devo dire, rasatura, oddio, il comfort con Bulldog non c'è tanto comfort. Mamma, ho dimenticato. Li metto su un piede come i pappagalli. Il pappagallo di Lernia. E non è male come comfort, qui cos'è un punto o no? Ma per il resto è piuttosto profonda comunque come rasatura e non ho calcato tantissimo la mano in verticale. Beh, è stata una rasatura comunque profonda, grazie al manico Bulldog che dà però veramente un peso al rasoio notevole è un bel pezzo da 90, direi. Ma diciamo che è la via di mezzo tra direi che feedback no, non c'entra molto. Però sicuramente rispetto all'open comb di Icon è più profondo. Offre un taglio più profondo. Questo Silver Tip Gold Axe veramente molto morbido, molto non riesco a capire. C'è un'ombra, ma non è sangue. Questo Silver Tip, così morbido, guardate che ciuffo come si apre, è morbidissimo, è favoloso. Certo, non è da apertura in viso, perché comunque è abbastanza morbido. Non è flappy, eh. Ha un po' di fusto, ma non tantissimo. Diciamo che tende ad accarezzare più il viso che non a fargli un massaggio. Però è stato un grande acquisto, sono contento. Tra l'altro, il massaggio veramente in viso lo si sente, si danno delle belle spennellate. Adesso vediamo questa Dilaweris Marlborough. Marlborough. Questo è l'aftershave. Sì, aftershave. Allora, vediamo che gli avevo tolto il tappino e poi l'ho perso, quindi.
me lo devo mettere così. Ah, questo Marlborough con note che ricordano veramente il tabacco, ne metto ancora. Per questa giornata che sarà piena, guardate che fusione questo alcol allo stato puro, ottimo, però francamente un alcol così ottimo qua. Ah no, sì, era un filo di sangue allora, sì. In zona baffi mi ha un po' tradito l'Icon Short Comb. Bah, un bel rasoio veramente, con abbinata questa Treat Falcon di cui abbiamo parlato prima. Treat è sicuramente una tra le marche di lametta più versatili, più che versatili, più efficaci, veramente taglio profondissimo. E certo, con queste lame bisogna stare attenti, perché un attimo tagliarsi è veramente un attimo. E basta, adesso mi metto la crema idratante Nivea Men, bella paraffinosa. Un po' di paraffina ci vuole, mica possiamo mettere tutto sano. Un po' di paraffina. Pensate la Nivea a pori aperti, eh? Adesso sono chiusi, ma metterla a pori aperti, come si intasa tutto. Rasatura profonda, sono contento, a parte questo piccolissimo tagliettino, che manco mi sono accorto proprio. Di solito mi accorgo, stavolta proprio silenzioso questo short comb. Un saluto a tutti cari amici, visto che la rasatura è terminata qui. Un saluto anche ai professoroni, che i professoroni, quelli del rasoio ibrido, che contestano le cose che magari dico in video, ciao professori, sono tutto loro, però siete così bravi, venite qua a farvi la barba voi e poi mi fate vedere che cosa fate sul vostro viso, professori. Dai, ce ne sono tanti di professori, sono quelli che si fanno la barba e poi non li ho mai visti con una barba perfetta, ne escono sempre fuori con un'irritazione sul collo qui, tagli da tutte le parti e continuano a fare video, no? E poi credono anche di essere bravi, ma è incredibile, è una cosa incredibile. Carissimi amici, un grosso abbraccio da Mauro, buona domenica, non è detto che finisca qui la domenica, comunque a presto per un nuovo video e un saluto dal canale della rasatura del neofita, ciao e a presto amici.